dichiara di intervenire il presente atto in rappresentanza del Comune di Latiano. Codice fiscale del Comune di Latiano, sta scritto là dentro. In qualità di segretario generale, in ragione della carica, gli effetti del presente atto domiciliato in Latiano alla sua sede municipale, a quanto seguito, facoltato e autorizzato, con deliberazione. La deliberazione sua qual è, signora? Questa. Allora, detti i numeri e la data. Del Consiglio Comunale, no? No, questa è di Giunta. E poi citiamo anche quella del Consiglio Comunale, va bene? Prego, signora. Prima della Giunta e poi quella del Consiglio, va bene? Del 7-5-2018. No, non la Giunta mi ha... Ma dopo dobbiamo dire pure questa. Sì, questa è, questa è originaria, signora. Sì. Longo Giovanni c'è? Nato in Roma 9 gennaio 59. È residente in Capoliveri, località Lido. Numero 69, LNG GNN 5909H 501F, coniugato in separazione dei beni, che interviene al presente atto per sé e di nuovo per conto di Longo Francesco, nato in Roma 29 novembre 56, ed ivi residente alla via Cornelio Celso 18, LNG FNC 56S29H 501D, libero di Stato, con procura generale. Scusi, libero, no, di Stato? No, non è giusto, credo, perché libero, separato, è non separato, non è divorziato. Coniugato e separato. Ok. Ok, prego. Procura generale. Questa qua. Dilla, signora. Come? Il notaio Farinora di Roma. Farinaro, no? Farinaro, 21 marzo 2016, che si allega sotto la lettera A. Della quale non ci sono altri? Notaio, la delibera di incarico è solo la delibera di giunta, la delibera di consiglio è quella con la quale il consiglio ha stabilito la di acquistare, ma non di incaricarmi. No. Sì, come no, ha ragione. No. Quindi non lo citiamo. La deliberazione adesso della giunta. Lasciamo dopo il consiglio, poi lo citiamo dopo. Lo citiamo dopo. Va bene. La copia tenevamo già della procura, sì, sì. Mi spiego? Quindi Longo Giovanni e Longo Francesco, va bene? L'opera Beato Quattro Longo non c'è più perché avete fatto il contratto con Raiola sciogliendo, no? Quel contratto. Attenzione allora. Premesso che con atto pubblico del notaio Vincenzo Raiola di Francavilla Fontana del 6 novembre 2017, repertorio 5439, raccolta 27165, registrati in Brindisi il 7 novembre 2017 al numero 8882 e trascritto presso la Giuria Immobiliare di Brindisi in data 8 novembre 2017 ai numeri 17045-13324, il signor Longo Giovanni ha venduto alla Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, che ha accettato ed acquistato, il seguente compendio immobiliare denominato Palazzo Longo, locale deposito in comune di Latiano, alla via Santa Margherita 43, piano terra delle consistenze di 51 e superfici catastali di metri quadrati 77, confinante con via Santa Margherita, particella 41 e restante proprietà. Detto immobile riportato in catasto del comune di Latiano, foglio 41, particella 45 sub 4, via Santa Maria 43, piano terra, categoria C2, classe 2, metri 51, superficie catastale 77, RC 144-87, come da planimetria deposata in catasto in data 8 settembre 2016, protocollo BR 0064-218.
Ancora, un locale deposito nel comune di Latiana, alle via Santa Margherita 45, piano terra, della consistenza di metri quadrati 105 e superficie catastale di metri quadrati 125, confinanti con via Santa Margherita, particella 41 e restante proprietà. Detto immobile è riportato in catasto fabbricati al foglio 41, parcella 45 sub 16, via Santa Margherita 45 piano terra, categoria C2, classe terza, quadri 105, superficie catastale 125 metri quadrati, RC 347-06, come da planilla deposato in catasto il 10 agosto 2016, protocollo BR 00-59116. Un'abitazione, sempre alla via Santa Margherita 45A, primo piano, della consistenza di 11 vani e mezzo catastali, confinanti con via Santa Margherita, particella 41, particella 1182, particella 45. Detti immobili riportati in catasto fabbricati al foglio 41, parcella 45 su 13, via Santa Maria 45A, piano primo, categoria 2, classe 2, vani 11,5, superficie catastale, metri quadri 324, RC 712,71. Come da planimetria deposato in catasto il 24 agosto 2016, protocollo numero BR 00-61-379. Un locale deposito nel comune della Diana, via Santa Maria 49, piano terra, della consistenza di metri quadrati 49 e superficie catastale di metri quadrati 63, confinante via Santa Margherita, 20 gradi lungo al ceste e restanti proprietà. L'immobile riportato in catasto fabbricati, foglio 41, particella 45 sub 17, via Santa Margherita 49, piano terra, categoria C2, classe 10, superficie di 49, giudice stale 63, registrato 82-96. Come da planimetria deposito in catasto, 1 gennaio 82, protocollo 2982. Il tutto inditta alla parte venditrice in conformità alle risonanze dei registri immobiliari, salvo che per la mancanza di un'altra delle trascrizioni, in mezzo alla successione di morti per oneggina presso citata, che verrà realizzata nella trascrizione dell'accettazione della realtà contestualmente alla trascrizione del presente atto. Le entità immobiliari come sopra riportati sono pervenute alla parte venditrice per la successione di Perrone e Gina, nati in Latiano il 25 maggio 2016, in Roma, postata poi per il suo ultimo domicilio, in data 26 gennaio 2016. Dichiarazione di successione registrata alle entrate, direzione provinciale di Roma, ufficio di Roma con latino 26 2017, classificata al 306, volume 990, regolata dal testamento logoro, pubblicato verbale a Roger Notario Maurizio Baldacchino di Porto Ferraio, 11 febbraio 2016, registrato in Porto Ferraio, 22 febbraio 2016, al numero 107/1T, in cui ha prestato adesione ad acquiescenza il signor Longo Francesco, rinunciato alla cessione della rescissione per riduzione, in virtù di attorgare Notario Farinaro, in data 21 marzo 2016, registrato Roma 4, il 29 marzo 2016, al numero 885-601-T, prezzo 295.000 euro. Con lo stesso atto su richiamato trascritto in conservatoria l'8 novembre 2017 al numero 17046-13125, Longo Francesco ha venduto alla Fondazione Popera Bartolone, che ha accettato e ha acquistato il bene immobile denominato Magazzino, locale deposito del Comune di Latiano, via Santa Margherita 27, piano terra, della consistenza di metri quadrati 203 e superficie catastale di metri quadrati 299. Confinanti con via Santa Margherita, restante proprietà di Longo Francesco, proprietà di Enrico Antonio e proprietà di Costantini e Vito Antonio Sargualdi. Detto immobile riportato in catasto fabbricato con il Latiano come segue, foglio 41, parcella 45 su 14, via Santa Maria 37, piano terra, categoria C2 da 273, superficie catastale 299, RC 62-67, giusta planimetria, deposato in catasto il 9 febbraio 1966, rilasciato in data 20 aprile 2017 al numero T43-293. Inditta alla parte 25 con la risultanza del registro immobiliare. L'immobile è pervenuto in virtù di atti di donazione, stralcio e condivisione erogato al notaio Piero Bendetta 2690, registrato 6 gennaio 91, trascritto in bilancio 2691 al numero 286/1906. Donazione e i numeri 2189-1109, la divisione. Prezzo 105.000 euro. Col citato atto notaio Raio la revisione 2007 riportate sono contro le seguenti clausole e condizioni. Riportiamo le clausole e condizioni perché sono queste clausole che fanno parte per intero del contratto di oggi. L'immobile in oggetto della trasferita dello stabilimento di diritto in cui si trova, diritti e obblighi relativi come pervenuti e siano ad oggi posseduti da ciascuna parte venditrice su tanti casi. Ciascuna parte venditrice garantisce la piena proprietà dell'immobile venditrice anche sullo stesso, non gravano pesi di sorta, ma se la gente segnala il bene oggetto per il contratto, il regime di prelazione è quello che stiamo facendo oggi. Di quali le norme di quanto bene culturale, norme del comitato disposto a 10,3, 13,1 del decreto legislativo, è stato dichiarato la sussistenza degli interessi con la lettera del prefatto comma 3 dell'articolo 10 del CPC del 57 del 27 luglio 2015, naturalmente notificato ai proprietari mediante raccomandata R. Pertanto l'efficacia dell'atto Faiola era condizionata sovvenzionamento e chiesa legge al mancato esercizio della prelazione negli articoli 60 e 60 delle leggi 2 gennaio 2004-42.
Copia autentica dell'atto di donazione a fine della denuncia all'articolo 59 per quale contiene tutti gli elementi necessari verrà presentato entro 30 giorni alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Lecce al fine di consigliere agli enti dell'esercizio del diritto di prelazione che abbiamo esercitato. Nell'ipotesi di esercizio di prelazione, con definire e verificare del presente atto, la parte venditrice sono terminate le istituzioni del parte equivalente secondo di quanto fino a quel momento percepito. A riguardo rilevano quanto segue. La condizione sospensiva del presente atto costituisce condicio iuris prevista per legge. Conseguentemente, associando la relazione al termine previsto dal decreto relativo, il contratto acquista la piena indefinita efficacia. Le parti prendono consenso che la condizione iuris, quale condizione sospensiva dell'atto, sia menzionata nella nota di trascrizione, impegnando il proprio obbligato effettivamente a far costare l'avveramento della condizione dell'oggetto, a mezzo di atto pubblico, il termine di 15 giorni, decorrendo il termine previsto per legge o di relazione. A semplice richiesta da parte di quelle per le spese. Questo è il passato. Le parti per patto e spesso convengono, in caso di esercizio dell'operazione ai sensi dell'articolo 60 del regime delle imposte, tasse onorarie elettroniche sono state pagate nella somma del contratto, rimarranno a carico esclusivo della parte acquirente con esonero, ma da qualunque operazione di rimborso a riguardo, salvo il rimborso, di nuovo degli enti competenti. Le parti di anno del domicilio, presso il quale effettuare la comunicazione prevista dal 60 del regime dell'LG, e nello studio del notaio Raiola. Inoltre, ciascuna parte venditrice, senza gli articoli 29 bis del motivo di integrazione, dichiara e garantisce la parte del prendato e i dati cadastrali non sono conformi allo stato di fatto, in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da influire nel calcolo della rendita cadastrale e gli dà luogo all'obbligo di presentazione della nuova planimetria senza vigente normativa. La parte di salutamento immessa al possesso del mobile non è effettuata dal rosso e si va verificata la presenza di condizione iuris. La parte venditrice dichiara che l'immobile è stato edificato dall'antecedente 1 ottobre 67. Sono rilasciate le seguenti concessioni edilizie. Concessione 4 maggio 86 per il solare modifica interna a piano terra e primo piano, concessione 30 il 4 febbraio 88 sul solare a piano terra, la partita si tratta di aver preso visione dell'immobile di impianti legge e di generale, da qualsiasi opera del momento dei piatti stessi, lo consegno sulla disciplina dichiarando che provvederà al rilascio dello stesso certificato di agibilità, dichiarando che provvederà al rilascio del certificato da parte della competente autorità. Si rinuncia all'eventuale ipoteca legale, la parte d'atto ricevuto e verificata l'informazione di nota dell'utilizzazione energetica e gli inserimenti del testato di prestazione energetica predisposto il 4 novembre 2017 che era legato sotto il terreno all'unità immobiliare classificata di A2. La diventa unità immobiliare sono decidute le parti hanno applicato il normale di progetto immobile santa l'espressa esclusione di quadri regione 2005. Tutto ciò premesso. Togli in data, lo mettiamo dopo. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 1 del 17/01/2018 2018, va bene? Che si allega sotto la lettera B, notificato in data. Allora, 18 sta dietro la, 18, le notifiche. È notificato al proprietario. Volete la copia? No. Questo è il notaio, quello che sto notaio. Allora, vi serve questa notificata? Allora, facciamo fare una cosa diversa. Basta che mi dite la data. Ah, sì, 18, 1, notificata il? Esatto, sì. 18, 1, 18 gennaio. Qui quando l'hanno mandata, no? In data 18 gennaio 2018. Va bene? Basta così, va bene? La volontà, quindi il Comune di Italiana esercita il diritto di prelazione delle norme con provvedimento del Comune delibera del Consiglio Comunale numero 1 del 170 2018. E la data però. Della delibera del Consiglio Comunale. Sì, del 17. Ah, ecco, 17 gennaio. Notificato in data 18 gennaio 2018. Comunicando la volontà dell'amministrazione formalmente al domicilio degli interessati, che pertanto l'acquisizione e il trasferimento della proprietà dei beni succitati è avvenuto con la notifica agli interessati in data 18 gennaio 2018 dei seguenti beni immobili. Cioè nel momento in cui ha notificato il provvedimento è avvenuto il trasferimento del diritto di proprietà a loro, naturalmente condizionato sospensivamente ai soldi che vi doveva dare, non so se mi spiego, e quindi...
all'atto di avveramento di quella condizione che ha fatto il notaio Raiolo. Mi spiego? Benissimo. Allora, locale deposito 1A, ripetiamo l'1A, ripetiamo l'1B, ripetiamo l'1C, l'1D, il 2A, va bene? Bene. Tra i signori, con atto pubblico dagli vincitorati da odierna, repertorio numero, eccolo qua, repertorio numero, da oggi, no? L'avete fatto, no? 54884. Senta, notaio. Sbarra 27601. Prego, signora. La delibera di consiglio comunale da legale. Io ho preparato quella del nostro consenso, ma abbiamo anche quella con gli estremi della delle notifiche. Quella mi deve dare. Facciamo questa? Sì. Allora adesso faccio quella. Quella mi deve dare, signora. La certezza della venuta notifica. Perché la notifica è il punto essenziale di tutto questo procedimento che non finiva mai, perché io li assisto da 4 anni, insomma, non so da quanti anni. Era proprio questo, la notifica del diritto di prelazione. Basta, solamente questo era. Con tutte queste sono tutte cose formali. Mo' aspettiamo la dottoressa. No? Mo' siamo al clou. Quindi in effetti questo non è un atto di vendita. Perché la vendita già è avvenuta. Posso continuare allora? Tra i signori Longo Giovanni e Longo Francesco e la Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, con sede in Latiano alla via Santa Margherita 43, ove vicino alla carica codice fiscale 02660307 49, iscritti perciò in giuria per 2 Brindisi 396 62063 nel repertorio economico di questo campo, è stato preso atto, quindi con l'atto Raiolo, dell'esercizio di prelazione da parte del Comune di Latiano riguardo ai beni già descritti, regolando tra loro tutte le condizioni relative all'inefficacia dell'atto di vendita in premessa citato. Le parti, voi, nel confermare per qualsivoglia effetto il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili succitati in testa al Comune di Latiano, precisano quanto segue. Dobbiamo dire le motivazioni, perché altrimenti non è efficace nemmeno il trasferimento. Il Comune di Latiano, con la delibera del Consiglio Comunale succitata, ha motivato le ragioni per le quali è divenuto esercitare il detto diritto di prelazione, motivazioni a cui si riportano integralmente quale elemento necessario al trasferimento del diritto di proprietà. È stata fatta bene quella delibera, signora, complimenti. Beh, modestamente. Abbiamo il segretario. Io ce la metto tutta. Perché c'era la motivazione, che è il requisito sì, essenziale per il trasferimento. Sì, visto che ne abbiamo parlato, visto che con tale finanziamento questa amministrazione comunale riuscirà a realizzare un intervento sentito fermamente anche da tutta la cittadinanza ed in primis dall'amministrazione comunale della situazione d'isola che non c'è e che si è tanto prodigata al fine di mantenere l'immobile in capo alla pubblica amministrazione e la utilizzerà per scopi culturali, che allo scopo di promuovere il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale nella prospettiva di potenziare e qualificare gli aspetti legati all'identità dei luoghi, all'accoglienza, alla possibilità di cammini itinerari, anche religiosi, l'amministrazione comunale intende valorizzare l'immobile e la sua storia, inserendolo in un percorso turistico, culturale e religioso che ne darà lustro. Ad ogni effetto di legge, le parti a predicare un esercizio di alta notorietà, premonizione sulle responsabilità e classificazione dei mendaci, il Comune di Latiano, ad ogni effetto di legge, le parti del presentato dichiarano, in via sostitutiva di altre notorietà, consapevole del suo penale in caso di azione di mendaci, che la cessione è stata conclusa senza spesa di mediazione, cioè non avete pagato mediatori, va bene? Le parti consapevoli della difformità degli impianti dell'immobile del presente atto, quindi non garantite il comune degli impianti che ci sono dentro, va bene? No? Ciao. Di porre a carico l'acquirente l'onere di provvedere successivamente il logico dell'adeguamento degli impianti della prescrizione del DM 36-2008. Le parti dichiarano riguardo all'immobile in oggetto, preso l'attestato di prestazione energetica,
redatto in data 27 aprile 2017. Il tecnico incaricato Giovanni della Caracciola, iscritto all'ordine dei giovani provincia di Brindisi 1378, articolo 8 secondo comma del regio 2005, che è in originale, si allega sotto la lettera. Dichiariamo che lo stato di fatto delle planimetrie è uguale alla situazione di diritto, cioè è quello, non è stato modificato lo stato di fatto. Va bene o no? Sì, Napoli, Genova. Mettiamo le clausole dello stato di fatto, signora. Sì, Genova, Napoli, Napoli. Abbiamo finito. 5-9. Adesso dobbiamo ancora, stare. Ancora.